Allora, benvenuti, io sono Dante De Rose ed insieme a Marco Silani siamo direttori artistici di un progetto regionale che ha l'acronimo di TECA, Distribuzione Teatro Calabria. Nello specifico è un progetto vinto dall'Associazione Teatro della Ginestra, che ha sede in Cosenza, e distribuisce spettacoli di teatro, di danza, per 16 comuni della provincia cosentina. A questo progetto si collegheranno nel mese di settembre la provincia di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, per come era una volta, e la provincia di Reggio Calabria, per programmare 126 spettacoli in 48 comuni. Stasera siamo contentissimi di essere in questo splendido posto, inaugurato da una settimana e 10 giorni, insomma il 4 agosto, proprio pochissimo. Siamo contentissimi, e di questo io ringrazio veramente l'amministrazione comunale che ci ospita, perché stare in un luogo così in Calabria è veramente difficile. E un ringraziamento particolare, a parte l'amministrazione comunale, lo voglio fare a Fedele Montini, che si è veramente prodigato molto perché questa manifestazione prendesse vita, e che non finisce qui a Cleto stasera, ma proseguirà il 22 di agosto con uno spettacolo di Luigi Pirandello, L'uomo, la bestia e la virtù, prodotto dalla compagnia La Linea Sottile, diretta da Massimo Costabile. Questa sera invece vedremo Tango Oblio, chiaramente non vi dico niente perché siamo qui per vederla, inutile che vi anticipo. La compagnia è Il Gelsomino, che ha sede in Roccella Ionica. Io vi auguro una buona serata e spero di rivedervi tutti il 22, tutti e qualcuno di più, magari stasera ci scuserete per qualche piccola imperfezione dovuta proprio alla necessità di essere la prima replica di una serie, e per cui se c'è stato qualche disagio ci assumiamo anche le responsabilità, ma speriamo che con lo spettacolo che andremo a vedere questo piccolo sacrificio insomma venga in qualche maniera ripagato. Buonasera. Scusate, potete spegnere i telefonini, cellulari? Thank you.
sei... niente più di un'ombra, un riflesso azzurro. Non ti vedo, sei un fantasma e niente più. Io sono un pianeta disabitato. Pampas infinite dove l'anima si perdette senza confini, senza orizzonti. Ora so che dovrei dimenticare. Eclissi totale di luce. Un fantasma e niente più. Siete mai stati a Buenos Aires? No? Sì. Bene, ecco. E questo è un caffè di Buenos Aires. Ebbene, il caffè di Buenos Aires a me sembrava irraggiungibile da bambino, quando lo guardavo da fuori, il naso contro il vetro, naso bluastro per il freddo, lo stesso freddo che crescendo mi ha invaso dentro. È come una scuola di tutte le cose, il caffè di Buenos Aires, fin da bambino stupito, mi ha dato la prima sigaretta, mi ha dato la fantasia e la speranza di amare. E nel suo magico miscuglio di pedanti, di suicidi, io ho imparato la filosofia, ho imparato il gioco dei dadi, il rischio e la poesia crudele di non pensare più a me. E mi ha dato anche una manciata di amici
che sono il lusso di questi momenti, lo potessi paragonare almeno a mia madre, a lei soltanto, e invece no. Lei mi ha dato degli amici, mi ha dato José e la sua chimera, Martial che spera ancora, e il magro Abel che era la nostra guida e che purtroppo non c'è più. E sui suoi tavolini, su questi tavolini che ascoltano le nostre storie, io ho vissuto il primo dei miei disinganni. Io ho provato dolore e naturalmente mi sono bevuto i miei anni e mi sono anche arreso senza lottare. Ma che ne sanno gli aristocratici dei caffè di Buenos Aires, eh? Che ne sanno di tango gli aristocratici leccati e attillati? Io mi chiedo, ma dove saranno quei teppisti che fondarono in strade polverose o in villaggi dimenticati la setta del coraggio e del coltello? Una mitologia di pugnali che lentamente si annulla nell'oblio. Una canzone di gesta che si perde in sordide notizie poliziesche. Ma dove saranno quelli che lasciarono a quell'epoca un episodio oppure una favola che senza odio, senza guadagno o senza amore si assalirono? Ebbene, nella musica stanno, nel suono delle corde della chitarra che con il loro suono ostinato disegnano nella milonga felice la festa del coraggio e dell'innocenza. Ma che ne sanno gli aristocratici di tango, che ne sanno di ritmo? Andiamo, oggi è notte di baldoria. È l'eleganza, è la linea, è il portamento, la grinta, la classe per ballare. E il tango? Si balla sentendo nel viso il sangue che sale ad ogni battuta, mentre il braccio si attorciglia alla vita come un serpente. Allora io devo... Sì, devo farlo, devo confessarvi la verità. Io calice dopo calice e tango dopo tango, pena dopo pena, io sono sospinto soltanto dalla follia, dall'alcol e da un po' di amarezza e naturalmente dal bandoneon. Il suo canto è quell'amore che non si è mai dato. Il suo canto è come un cielo che si è sognato, ma è anche quell'amico fraterno che è stato sconfitto nella tempesta di un amore. E poi è quella voglia immane di piangere che ci invade senza ragione. Il bandoneon è quella voglia immane di piangere che ci invade così senza ragione, è quel sorso di liquore che ci costringe a ricordare che l'anima è fuori gioco. Bandoneone, io mi chiedo perché tu la nomini tanto, mi chiedo perché la richiami ancora, ma non vedi che il mio cuore vuole dimenticarla, è in tema di oblio, mentre lei invece torna notte dopo notte nel lamento del tuo canto. Bandoneone, lei torna nella mia mente come un canto.
dell'amore devono stare su i Buenos Aires, María, yo soy misión.